Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuto pubblico, salve a tutti. Ciao amici della 7D. Ciao giuria, e sapete che siamo stati nominati non programma culinario ma solo cool. Sì, very cool, very stare cool qua in questo tavolo rouge. Ciao zio. Yes. Prima di tutti, Fiammetta Fadda, che mi guarda come dire... Ma io scrivo per giornali importanti, se siete in giro tutto il mondo, guarda chi mi è toccato. E soprattutto chi è toccato da canto, Riccardo Rossi. Che vuoi fa? Scusa. Però c'è Chiara Masi che comunque tira sul morale a tutti. Dai. No, sono Chiara, che sta lì su Blogger, ma... Allora, guarda che bei concorrenti che c'ho. Veronica, da Roma! Oh, Roma, Roma, Roma! Torna un po' di gusto romano in questo studio, subito, la tranquillità. No, io parlavo della città. Gabriele, da Modena! Stavo per dirti, fai piano che il suo ragazzo vuole fare la gag, poi ho detto, ma io sono fidanzati, sposati, siamo buoni. Allora, niente gag adesso, quattro sfide, la prima non dà punti, chi la vince sceglie dopo, la prima è di manualità. Questa l'ha fatta nonna Fernanda. Bravo. Riccardo Rossi, amante delle crostate, voi dovete fare con questa splendida frolla fatta dal nostro Dino De Bellis e una confettura a caso... Essere bravi perché tre minuti sono pochi a stenderla e dare forma di crostata con tanto di filamenti sopra frolliferi. Tre minuti, via! Frolliferi. Filamenti, frolliferi. Li lascio momentaneamente tranquilli come faccio sempre. Tranquilli. Qua tranquilla è una parola che non il esiste. Il dolce più buono del mondo, la crostata. Con la crostata fai sempre contenti tutti. Riccardo, che mi hai prostato? Che mi hai prostato? Che mi hai prostato? Una crostata. Vabbè, una preparastrata. Ma tu la vedi perché la crostata è bella, anche la crostatina, ma è bella pure la crostatona. Cioè la, con la crostata non c'è nemmeno il problema della taglia. Mignon, petit o extra large ci piace sempre, un po' come la pizza. La pizzetta, la pizza enorme, la, pizza la crostata, la pizza, la puntata finisce qui. E basta! La crostata, la pizza? Io sì, no. Perché la pizza, le pizzette non te le mangi? Sì. Che sono cattive? No. La pizza normale com'è? Stupenda, è come la crostata. Piccola, grande, media, piccola, grande, sempre buona. Ok. Sì, però ci piace. Sì. Di una misura così, tipo nonna papera. Quella da 16 euro, 16 euro e 3, 3, 3. No! Quanto no, costa 16 euro? Ah, benissimo! No. Questo. Voleva dire quella da 22 centimetri di diametro. Va bene, allora, io volevo dire... visto che spesso mi chiedono tanti, siccome di frolle ce ne sono 2 miliardi di tipi, la cosa base che si può dire è quello, per le crostate che vogliamo ottenere più friabili, quindi molto facili, non troppo croccanti, si aggiunge di burro. Se si vuole una crostata più croccante, soprattutto se si fa sottile sottile, si aggiunge di zucchero. Se si vuole fare la crostata con la copertura sopra, tipo torta della nonna, eccetera, si sabbia la farina con il burro, quindi prima burro impomata e si sabbia con la farina e poi si aggiunge uova e zucchero e aromi, oppure la crostata classica, burro, zucchero, uova e farina. Vabbè, poi facciamo la lavagnetta. No, è facile, è facile. No, viene lo stesso, nel senso, se sabbi la farina, la impermeabilizzi leggermente, tira meno umidità e viene più friabile da tagliare anche sopra. Perché la cucina è chimica. La cucina è chimica applicata. Sì. Andiamo a vedere come applicano lì. Mattarello, Stampi. Tre minuti. Allora, non è un problema di confettura, cioè non guarda la quantità. Tanto abbiamo dato una... Noi, sì. Perché ce n'era tanta, ce n'era un barattolo così. Però la dispensa è accanto al camion di Riccardo Rossi. Allora, scusa, ti faccio una domanda. 20 secondi. Qual è stato il tuo primo dolce, il tuo primo compleanno? Tua madre che ti ha fatto?
Non te lo ricordi? Chiamalo e chiedilo. Un anno. Chiedilo. Io lo so, l'ho chiesto. Qual è stato il mio primo dolce? Letto una crostata. No, soprattutto è stato il primo dolce che ho fatto mentre facevo la scuola alberghiera. E allora è inutile la prima cosa che insegnano a farla. È inutile che rompi. Ho dato ragione. Però c'è un problema, ragazzi. Stop. È fine. Vabbè, ha vinto lui, basta. Ma non c'è. Fine. Datemi la crostata. Ci lascia il cucchiaio sopra. Ce ne sono tre. Era chi la fa meno peggio, lo sappiamo. La scuola di manualità è quella. Beh, aspetta che te la gioco io stasera. Sì. Allora, Veronica, mentre stavate parlando, a forza di sentirvi pizza, ha fatto una pizza. Quindi è colpa mia. Lui ha fatto una pizza crostatata. Cioè, la pizza dolce si fa... Quindi non abbiamo dubbi. Crostata. Va bene. Gabriele vince la prima manualità. Allora, qui si va nella pasta mie preferite, quelle sostanziose. Paccheri ripieni o conchiglioni ripieni? Conchiglioni ripieni. Dai, tre per uno però, tre per uno. Oh, te lo sopporto più, sono i conchiglioni ripieni, il piatto per la prova di abilità. Una pasta ciccosa, cioè grossa, bella, che si sente in bocca, mi piace, sia il paccheri che il conchiglione, ha scelto conchiglioni, dovete farcirli. Fatene anche uno a testa, va benissimo, tanto Riccardo non ha tanta fame oggi. 30 secondi per fare la spesa e prendere tutto ciò che vi serve. Prego! Fiammetta mi diceva che 3 per 3 fa 9. Se. 5 paccheri a testa, 5 conchiglioni a testa, 300 grammi di filetto di ricciola, un limone, gambe di prezzemolo, olio, sale e pepe, un cipollotto fresco e mezza mozzarella di bufala. Scusa, perché dare la ricetta per 5? A noi ce ne dice uno per uno. Ma per 5? 5 conchiglioni? Vabbè, perché voi dovete fare un assaggio, dovevano fare un piatto solo loro, no? A me già solo 5 è comunque un assaggio per me. Stop! 10 minuti, signori, farcite, via! Allora, cosa ti mancava? I pomodorini, non ho fatto in tempo. Aspetta. Glieli diamo? Sì, poi nel mezzo aiutino a lei, siamo tranquilli. Poche fiamme, si sta tranquilli, Simone, non ti devi agitare, stai tranquillo. Ti mancava anche grazie, qualcos'altro? Grazie, no, a posto, grazie. No, sicuro? No, sicuro? Sì, anche quello. Allora, che ricetta fai, Gabri? Dai. Allora, faccio un ripieno di verdure con il filetto di San Pietro. L'acqua accesa. Sì, accendo anche l'acqua. Allora, filetto di San Pietro, grandissimo pesce, grandissimo. Sì, molto corposo come gusto, quindi ho scelto questo tipo di... Che ci fai con le verdurine? I ripieni insieme al filetto, le taglio sottili e poi le riempio il conchiglione. Quindi porro, zucchine e carote, verdure dolci quindi. Sì. Ottimo, perché il San Pietro, pesce fantastico, ha bisogno di non essere sovrapposto di sapori, insomma. Poi semplice, e non poi li fai dopo, gratinare? No, le riempio e poi dopo caramello un po' i pomodorini, dopodiché come sugo insieme a un po' di filetto, sempre con i pomodorini. Ok, se hai bisogno chiama col campanello. Grazie. Vero? Così. Ammazza, sei già avanti. Ma questo è solo la base. Tutta crudo? Sì, tutta crudo. Ho preriscaldato. Pomodoro e verdure? Sì. Quindi hai fatto una caponata crudo? Sì. Ok, una norma crudo, non una caponata. Quindi hai messo melanzana, tagliate listarelle, olio, basilico e pomodoro. Un pochino di pepe e adesso preparo il ripieno. Questo sarà il letto su cui metterò i conchiglioni. Ma la frulli dopo? No, lo lascio così. Oh. Ok. Non lo so, cioè io cerco di capire perché vi vedo cucinare per la prima volta, quindi cerco di aiutare. Allora, che fai nella vita? Allora, nella vita faccio l'ingegnere. Di che genere? No. Ingegnere ambientale. Ah. E, lavoro in una società di servizi. Ma perché ti fa ridere il tuo lavoro? Che lavoro fai? No, è perché... Ingegnere. Ridevo perché ho detto, pensavo tra me e me, magari facessi solo questo, insomma. Vabbè, una bimba piccina, quindi fai la immagina, mamma, ecco. E poi nelle pause l'ingegnere. Sì. Tu stai amalgamando della rucola tritata... Sì. Con delle noci, dei pistacchi sempre tritati, con che formaggio? Con stracchino, sì. Extravergine. Adesso ci metterò un pochino di sale e un po' d'acqua di cottura del...
vi posso chiedere un favore? Guardatemi, assaggiate. Assaggiate, sentite se di sale va bene, se anche all'ultimo secondo, così aggiustate. Allora, io andrei a dare la mia ricetta, perché vi vedo abbastanza, più che tranquilli, li vedo con ingredienti concentrati. Sì, e anche senza troppe elaborazioni, quindi vi ho tradotto abbastanza già la ricetta. Lei usa questa salsa a freddo per farcirli e poi mettermi sulla salsa calda a base di pomodori e melanzane, mentre Gabriele sta facendo un fondo con le verdure dolci e il San Pietro, che sarà la farcitura. Sì. E poi come le accompagni? Con delle chips, infatti penso che ti chiederò... No, chiedimelo quando manca un minuto, mi raccomando. Siete a metà gara. Quindi... Allora, si fanno cuocere i conchiglioni in acqua sovrassalata, perché poi andranno scolati e sciacquati sotto acqua corrente. Se avete paura che vi si appiccichino uno con l'altro, basta lasciarli leggermente umidi, cioè bagnati, e con un filo d'olio, così non si attaccano uno con l'altro. Preparate il ripieno tritando la polpa del pesce, ovviamente senza lisca, senza spine né pelle, come se fosse una tartare. La condite con la zeste di limone grattugiati, i gambi del prezzemolo tritati finemente, ci mettete anche la mozzarella, possibilmente sfibrata con le mani, all'interno. Condite con sale, pepe e olio, farcite con conchiglioni, li mettete in una teglia, unti con olio extravergine d'oliva e quando arrivano i vostri ospiti li passate sotto il grill del forno per 5 minuti massimo. Non deve cuocersi troppo il ripieno, deve solo ammorbidire la mozzarella e togliergli l'idea del crudo e del freddo. Sono molto fini, si possono accompagnare anche con un pesto fatto senza aglio e formaggio, quindi con un olio al basilico e pinoli tritati, molto buoni. Allora, che se mi devi chiedere l'aiuto, sì, devi premere quel campanello. Sì. Ok, che faccio? E poi se mi fai un po' di chips con le verdure che in parte avevo già tagliato. Cheats. Nella farina, sì, fritte nell'olio. Da la farina? La farina è qua, qui c'è. In extremis. In extremis. Allora, tu che lavoro fai? Architetto. Lavorate insieme? No. Ok, sei sposato, fidanzato? Sono separato, due figli. Mm? E, mazza, Di ho fatto un macello. Di cosa le vuoi le chips? Di tutto? Sì. Ma chips intendi a bastoncini? Occhio che ti brucia là. Sì. A bastoncini? Sì. Ok. Non ho capito come lo impiatti, cioè sotto metti questo pomodorino in ricciola, sì, dentro sì. Metti... Ok, ora ho capito. Metto il pomodorino sotto e sopra ci metto i conchiglioni ripieni. Allora, passione per la cucina è nata da che cosa? Ma in realtà ho sempre avuto questa passione fin da ragazzino. Mio nonno era un amante della cucina, si divertiva spesso a cucinare e quindi sono cresciuto vicino sempre a dei fornelli. Mi diletto, sai, una che passione. Il tuo tipo di lavoro sembra completamente distante dalla cucina, ma in realtà non lo è, perché un minimo di struttura nei piatti ci deve essere sempre. Certo. Poi penso che anche forse le architetture, i progetti semplici sono anche quelli che vengono meglio, e forse anche in cucina riuscire... Se la materia prima è buona, se il mattone è buono, sta tutto in piedi, quello lo diciamo sempre. Ok. Secondo me stai cuocendo troppo questo. Quello ormai poi... è pronto, infatti, adesso lo tolgo perché è già pronto e posso già... riempire i conchiglioni. Anche perché, signori, tra due minuti, signori e signorine, vi prendo il piatto. Anzi, non ho capito se sei signorina o no. Allora, di solito la signorina si dà fino ai 18 anni, quindi magari lo fossi. Però sì, non sono sposata. Sì, prima signorina. Sei giovane. Convivi? Sì, convivo da 10 anni quasi. Ok. Quindi Riccardo, mi spiace. Riccardo mi aveva chiesto prima un po' di info. Guarda come lo guarda Chiara! Cioè, veramente, ragazzi, siamo arrivati. Fa il castello in aria, Simone, proprio fa delle cose. Io lo faccio apposta, perché Chiara Maci è gelosa. Chiara Maci è talmente gelosa che, guarda... Che? Dai, ci hanno perso, dai. Allora, okay. Scherzi a parte, sto dietro alla frittura che queste... Ho messo il porro dopo, in un secondo momento, perché... ha molti zuccheri, l'ho detto mille volte, tende a bruciarsi velocemente. Ok, la scoliamo e ci siamo. Un minuto. Quindi pensate al piatto, qui ci siamo già, perfetto. All'impiattamento, appunto.
Allora. Perfetto. Arriva anche da te, Veronica, eh? Voilà. Perfetto. Si frigge sempre in abbondante olio così, viene tutto croccante, non si abbassa di temperatura. Io te l'asciugo anche. E pronta lì. Qua, negli ultimi 10 secondi, l'abbiamo già impiattato, mi piace. Mi piace, se vuoi salale. 5, 4, 3, 2, stop! Piatti sull'alzato, bravi, in tempo entrambi, applauso. Bravi, perché di solito sulla prima sfida non si è ancora capito mentalmente che fra me, giudici, pubblico, telecamere, il tempo vola. Allora, entrambi molto carini anche nella presentazione, questo è quello di Veronica, un pacchero farcito con una crema di stracchino, rucola, noci pistacchi e una sorta di norma leggera sul fondo. Bello, eh? Ascolta. Penso che sia molto utile, fondamentale, anzi, assaggiarlo insieme alla salsa. Fondamentale perché ovviamente sono temperature diverse, quindi c'è il fresco del ripieno e il caldo del condimento. È molto buono, hai fatto bene secondo me a spolverare sopra un po' di formaggio grattugiato che ha dato ancora più sapore, che sta molto bene con il condimento, condimento abbondante, davvero buono. Brava. Perché posso fare una cosa? Per te. Lo sapevo. No, per te. Non ti faccio niente di che, ti semplifico la vita. Sì, bravo. Allora va bene. Guarda che faccio io. Bravo. Lo sapevo. Che poi c'è il fresco dopo che... Vuoi un pezzo di pane? C'è. Quando ottimo. Vede il sughetto, quando vede rosso. No, no, ma aspetta, mi mandi una mail per il... Anche la melanzana è fantastica. Assaggiene uno se te lo lascia per metà. Brava. Si sente il croccante della, della frutta secca dentro? Sì. Sì. Se lo mastichi, sì. A me piacerebbe che facessero dei conchiglioni un po' più piccoli, in maniera che uno lo mette in bocca intero. Produttori di pasta di Gragnano, fate i conchiglioni più piccoli e noi li facciamo. Molto buono, con una giusta acidità data dal pomodoro, della salsa, che è fatto benissimo, cosa non banale. Grande idea il conchiglione, che è ingiustamente ignorato nei confronti del pacchero, sì. Ed è un errore, perché... permette di vedere che cosa c'è dentro ed è meglio di un persino, che ti devo dire, di un raviolo, ecco, come Luca. Ah, perché il grano duro è sempre ben accetto. Viva il grano duro! Viva il grano duro! Scusa Chiara, ma noi diciamo viva il grano duro. Qui passiamo noi al pesce. No. Noi a Bologna no. San Pietro e verdure dolci con un sughetto di pomodorini caramellati e poi una una fritturina di verdure croccanti. Il ripieno è saporito, delicato e molto buono anche questo. Quello che manca secondo me è che risulta un po' secco, perché manca un sughetto di accompagnamento. Giusto il pomodoro fresco, probabilmente avresti dovuto renderlo un pochino più a sugo proprio. Sì, un po' di passato. E ti mangio anche le verdurine. Buona. Mettici anche un pezzetto di San Pietro, che quello è più croccante. Mangia. Rispetto a quello che è dentro. Poi prendi tutto con il cucchiaio e ingurgiti. Like always. Traduco, ragione Chiara Maci, gli mancherebbe un filo d'olio e un pochino di sughetto sotto. Hai capito tu, bravo, bravo. Da assaggiare le verdurine. Dai. Tagliate con maestria. Buone. Ricche, asciugante.
La bellezza di una cosa come il San Pietro, che è un pesce importantissimo, mi piace di più che sia intero. Però questi pezzettini sono molto saporiti, l'acidità c'è e secondo me questo è un piatto molto goloso e molto puro nell'insieme. Quindi lo trovo positivo. Tocca al pennarello celeste per Veronica. Pacchero farcito, io direi quasi alla romagnola, perché quando vedo il formaggio fresco con la rucola insieme mi viene in mente questo. Sa di piadina, sì. La Romagna porta sempre buoni frutti. Per poi passare al pesciolino, non solo con la forma del piatto, ma come sostanza all'interno, con il San Pietro di Gabriele, pomodorini e tempurina di verdure dolci. Sono d'accordissimo i nostri giudici. Per 15 a 12 però ha preferito il piatto di Veronica. Gabriele sta provando a vedere se le nostre pentole si sciolgono sul fuoco e noi chiamiamo i pompieri e andiamo in pubblicità. Amanti della cucina, bentornati in studio. Cuochi e Fiamme prosegue alla grande, tant'è che il primo piatto ha fatto successo. Per 15, quindi un plain a 12, ha vinto Veronica, e sceglie tra zucca o zucchine. Zucca. Zucca, più dolce, viene usata poco e ci piace. E la zucca è l'ingrediente per la prova di creatività. Zucca va elaborata, resa creativa, incrementata di ingredienti. Per farlo, spesa, 30 secondi. Ehi, via! Allora, cos'è? Mozzarella? No. Primo sale? No, è scamorza. Scamorza. Prezzemolo, grana, lasciate gli ingredienti sul tagliere, please. Ah, cappesante. Cos'è questo? Cos'è? Sembra quello sapa. Lì è crema di aceto balsamico. Crema di aceto balsamico. Tabasco. Tabasco. Paprika dolce. Speziato il nostro Gabriele. Qua invece delicato, prosciutto cotto, amaretti. Stop! Guarda, questo siamo un pari con prima quello che mancava a lui, quindi abbiamo pareggiato i conti. Pogge bue fa pari, si dice in Toscana. Via, 10 minuti. Che oramai ci vuole assaggiare un pezzo di scamorza. Si ammettano. No, lo do a te così lo imbocchi, visto che poi ci. Allora, ormai che sono qua, zucca. Buona. A voi la parola. Chiara Masci, perché è un Amo po' della sua terra. Amo follemente la zucca. Io normalmente la faccio in una sorta di parmigiana, con le melanzane, in bianco però con gli scampi. Quindi la passo al forno e poi le assemblo con gli scampi saltati in padella e le melanzane grigliate. Quindi viene molto leggera, magari un pomodorino a crudo, che la rende ancora più semplice, però sta molto bene in abbinamento. Io Cenerentola, non ci faccio niente. Proprio spero tanto che si trasformi in una carrozza una volta per andare al palè, dove arrivano due ragazze, buon drink, grazie, una margherita. Poi le porta a casa con la zucca. Esatto. E dopo vino, che rotto l'incantesimo. Per me la zucca è una cosa molto, molto, molto dolce. Non è che mi piace moltissimo. Dà luogo a dei piatti cinquecenteschi, no? Mantovani, con agli amaretti. Lei ha gli amaretti. Ah, lei ha anche gli amaretti, con gli amaretti. Però devo dire che per me, se non è tirata su da qualche cosa di aromatico, piccante, zenzero. Lui ha tirato fuori del tabasco, della paprika. E quindi questa dolcezza è tagliata, allora non mi piace. Magari del pecorino. C'è la scamorza. Appunto. Io do un consiglio a Veronica, visto quello che hanno detto i nostri giudici, di usare un ingrediente che hai qua a disposizione fra i tanti, abbastanza in dosi massicce, diciamo. Non saprei dirti quale di tanti che ci sono qua, però insomma dai una bella spolverata di questo ingrediente. Hai capito? Sì. Vai. Aiuto. Allora, ho bisogno di un aiuto. Mi dovresti fare una crema di pecorino. Ah, certo, pecorino. Fa piacere. Beh, aiutala molto bene. Pecorino, certo. Posso io fare come porcino? Fai allora la crema più buona di pecorino che tu abbia mai fatto in tutta la tua vita, Simone. Perché io vorrei sapere una cosa. Perché la zucca è una disgraziata e le zucchine sono tanto buone?
Chi l'ha detto che è una disgraziata? Beh, la zucca? Tanta gente anche fiammente ha detto la zucca è proprio una poveraccia. Non è vero. Sono gusti personali. Detto ciò, ad esempio, questo tipo di zucca io la faccio appunto grigliata, eccetera. L'altra è bella sostanziosa, cioè se fai una bella crema di zucca con... Se da una crota di cipolla, metti la zucca, la fai cuocere, rosolare con un po' di guanciale, anche la cotenna. Aspetta. Poi la bagni con un po' di brodo vegetale buono, ci metti un po' di rosmarino o timone in infusione, la fai tirare bene, poi la frulli, la servi con del prosciutto magari seccato al forno e sbriciolato, un goccio di balsamico. Sì. No, però la crema di zucca così è buonissima, io di inverno me la sparo. Per aiutare la zucca bisogna smontare, capito? Non no. So, la qualunque. No. I medici mi hanno detto, Riccardo, pensa, la zucca non serve a niente, non fa bene a niente. Non fa bene alla circolazione, non fa bene alcol, non fa bene a niente. La zucca proprio è una cosa che serve solo per andare a palazzo se c'è un mago. Proprio te lo fa capire la zucca in sé. Tant'è vero che tu per tirare su una zucca hai detto mi serve lo specchio, il forno, due amici, no. Una serata dove si vuole ammazzare. Tu hai fatto un macello, capito? Cioè, va detto. La crema di pecorino. Insomma, dai. Però... Ha pochissime calorie. Chi mai lo direbbe? Anche un bicchiere d'acqua ha pochissime calorie, è molto comoda. È farinosa, riempie, ecco. È dolce. Una, per esempio, che è a dieta e vuole mangiare qualcosa di dolce, la desidera molto e non sa come fare. Fa una crema di zucca, esatto. Prende le fette di zucca, le mette al forno, le mangia così. E te sale la glicemia? Te sale la glicemia, però? No, vabbè. No, perché la zucca è speciale, ha pochissime calorie e la glicemia non sale. Ok. Simone Ruggiati ha preparato una crema di pecora? Buona? Non pensavo che venisse così bene, mi sembra incredibile. Bene. Ok, allora, torniamo un attimo nella traduzione di quello che preparate sul vostro tagliere verso il nostro tavolo rosso. Allora, Veronica sta facendo delle polpettine, presumo, perché ce l'ho che frigge. Dentro hai messo prosciutto cotto, provola, pangrattato. Amaretti sbriciolati, la zucca a dadini. Pecorino l'hai detto? Pecorino. E prezzemolo, uovo. Tutto sale. Quello che c'avevi, tutto... tranne la farina. E la zucca, che non serve. Non hai detto zucca! Ho detto zucca a dadini. Ah, zucca a dadini. Già allora. Lo so che dirà Chiara Maci, non sento la zucca. Oddio mio, Riccardo. me le friggi che mancano 3 minuti e mezzo? Fantastico. Allora, Gabri. Allora. Qua siamo di pesce, ricordiamo. Sì, sempre pesce, 3 capesante, già fatte saltare un po'. Sempre con un po' di scalogno e un po'. Adesso gli ho messo il prezzemolo fresco. E la prezzemolo. La capasanta è già pronta. Questa è la zucca tagliata a dadini con un po' di panna e dopo metterò alla fine un po', 2 gocce o 3 di tabasco. La paprika dolce, sempre sopra. Cos'hai fatto qua? Delle anelline di parmigiano reggiano da appoggiarci sopra appunto la capasanta. Diamo un'altra ricetta? Sì, dai. Allora. Senti questa. Zucca tagliata a spicchi senza semi, avvolta nella stagnola cotta in forno. Prendete la zucca mantovana, quella che vi dicevo prima, con la buccia verde e le 2 estremità sopra e sotto schiacciate verso l'interno, o cappello del prete si chiama. La infornate e la cuocete fino a che non risulta morbida, la spolpate col cucchiaio, prendete del prosciutto, anche del gambuccio, prendete gli scarti, diciamo, del prosciutto, le parti finali, perché andrà rosolato in padella e reso molto croccante. Tritate una cimetta di rosmarino, quindi solo gli aghi, ma della cimetta, fini, 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 così danno un bel corpo. Amalgamate tutto insieme con un pochino di pecorino di fossa, sarebbe perfetto, comunque un pecorino stagionato, bello saporito. La prendete senza aggiungere uovo pangrattato, senza far panature, la cuocete come se fossero dei piccoli pancake in padella, così diventa croccante al naturale, il formaggio fa crosticina, e la mangiate tipo per un brunch. Questa me la sono appena inventata. Buona. Allora, 1 minuto e mezzo e vi vengo a togliere i piatti. Avete distrutto un po' la zucca, cosa che invece io cercherò di tirar su fino alla morte, perché ad esempio anche quella lì, tagliata a fette sottilissime, fritta in olio non troppo bollente all'inizio, oppure passata nel forno, diventano delle chips croccantissime che puoi servire come aperitivo. No, ti convinco, carina. Ragazzi? Ma se Walt Disney a un certo punto ha detto come la facciamo con sta carrozza?
Ci prendiamo una zucca che non serve a niente, almeno fa la carrozza. È andata così. È andata così. Quei bargigli. Ma hai fatto venire a mettere una roba, sai? Ecco, hai visto? Potrei fare, a me piace giocare con i titoli dei piatti, potrei fare la mozzarella in carrozza e usare la zucca. Hai visto? Per Topolino però la faccio. Esatto. 30 secondi, signori miei. Bravi perché mi state rispettando i tempi. Bacci piano, leader, perché conosco i miei giudici. E poi, Veronica, finiamo con una bella... Spolveratino? Senza influenza, no, ma ha detto prima, ricordami di metterci il pepe dopo. 10. Anche tu vai piano con quello, sì. Dai retta, attacco Simone. Sì. Bravi. 3, 2, 1... In contemporanea, bravissimi! Allora, polpettaus. Che profumo. Viste che mi dite che non tratto bene chiaramace. Grazie. Faccio così e presumo che questa certo. Tiri sul tutto. Piatto di Veronica polpette di tutto con la zucca. Rido perché lui prima ha detto chiaramente dirà che la zucca non si sente effettivamente. La zucca non si sente tantissimo. Cioè si percepisce la consistenza della zucca e un retrogusto un po' dolce, quello tipico della zucca. È molto buona, eh. La salsina in accompagnamento è perfetta. Rinfresca però è saporita. Però è buonissima, quindi adesso direi... Avrebbe mangiato anche la ciotolina del pecorino. La zucca non ci piace. No, ma la zucca, no, la no. Carrozza. Inutile. Era intera la carrozza, anche le ruote si è mangiato. Vedi, uno dovrebbe dire zucca missing. Ma poveraccia, ma lei che deve fare? Non è colpa sua, è colpa della zucca. Capisci che ti voglio dire, Simo? Io ti porterei una domenica pomeriggio dai coltivatori di zucche. Vabbè, vai. Così stanno lì, fanno... Nessuno diventa carrozza, stanno lì tutto il giorno. Sì, ma secondo me te diventi agricoltore dopo mezz'ora. Buonissima. Ti mettono una zappa in mano. Buonissima. Ottima polpetta, quasi cinquecentesca, perché la zucca si sente, certo. Io la sento, è dolce, arriva quel cubettino, qua e là, ogni tanto. Che da 500, pensa alla strada che fa. Una la nota dolce e in più c'è la crema che invece conforta la parte salata. E poi, facilissimo da fare, tutto quello che hai in casa lo prendi, metti insieme e tiri fuori un grande piatto. Ecco. Familiare. E lì la magia della carrozza. Lì la magia della carrozza. Qua andiamo più di gusto sofisticato, più piattino ricercato, diciamo, a livello di equilibri. Sotto c'è una base di cialdina di grana, se non erro. Sì. Sopra ad essa c'è una dadolata di zucca, leggermente aromatica, dovrebbe esserci un pizzico di piccante, sì. Del tabasco e poi sopra c'è la cappa santa. Meraviglioso. Qui la zucca si sente di più, si sposa benissimo con la delicatezza della cappa santa, senza andarla ovviamente ad appesantire, ma semplicemente abbinandosi benissimo. Qui le cose che tirano un po' su sono ovviamente la cialdina di parmigiano sotto e l'utilizzo della crema di aceto balsamico. Bravo, buono. Bravo Gabriele. Molto bravo. Vado,
Beh, qua secondo me invece devo dissentire da Chiara Maci. La prima volta dall'inizio della storia. Ho sentito molto forte il grana, no? Il grana. Grana. Lì sai, dipende pure da che pezzo ti capita, non è colpa di nessuno. Rimane un concetto molto forte. Questa zucca è un macello. Cioè, ma c'è proprio una cosa, ma infatti vedi, anche Halloween, l'hai detto prima tu, serve a quello, serve a quello. Dai, sentiamo adesso che dice fino a me. Lo giro io il tavolo, guarda, manco lo giro, via, ecco. Te questo. Quanto è, oh, quanto è buono! Via, viva la faccia! È così tutto fatto. Posso avere quello il coltello? Sì, che taglia, tieni. Prego. I sogni sono desideri. Il desiderio e la richiesta fatta ai nostri concorrenti era proprio quella di dire come tiriamo un po' su sta zucca, cioè ricettiamola, era creatività. Io sono contento, non ho detto niente. Non ti arrabbiare, Simo. Tanto si rompe la sedia. Sono d'accordo con Riccardo. Aiuto. Cioè, effettivamente non si sente la zucca, è molto dominante, come è giusto che sia dalle parti di Bologna e dell'Emilia in generale il formaggio sotto. La capasanta ha questa nota che non si fonde, non è un piatto fuso. Sai che hai fatto un danno ora? Ma non, adesso hai dato una scarica di autorevolezza a Riccardo Rossi. Dice sono d'accordo con Riccardo Rossi, capisci che finisce tutto. Esatto, soprattutto tutto. La mia parte. Sì, esatto. Sì, sì. Con lo stesso colore del piatto, votate per Veronica. Dai. Viva la zucca. Sì, una canzone. D'accordo. E qua Gabriele. Col giallo, zucca, color zucca. Sta zucca farà tanto schifo, però hanno fatto 12 pari, perché bravi. Sono molto bravi, perché sono molto bravi. In virtù del fatto che Veronica ha vinto la prova precedente, deve scegliere. Guardami, è una prova di presentazione. Polpo o cappone? Deve essere bello, cappone. Più che buono in questo senso. Cappone. Cappone. È il cappone l'ingrediente della prova di presentazione. Qua niente spesa, avete tutto di fronte a voi. Il cappone che, già cotto, di certo non è il massimo della bellezza da presentare. Voi quindi dovete fare un qualcosa di strutturato, colorato, preciso, pulito e di stacco sul piatto che sceglierete, che anche quello verrà giudicato. 7 minuti, via! Allora, vado prima da Veronica. Sì. Idea. Idea. Allora, io utilizzerò molto le arance. Sia, diciamo, da accompagnare al piatto. Un coltello più grande. Sì. Vero? No, perché volevi provare la misura. Vai, brava. E sia come decorazione. Quindi, cosa fai? Titolo. Titolo. Spiegami com'è, poi te lo metto. Cappone in agrodolce profumato all'arancia. Oh, ok. Sarà un'alternanza con l'arancia o insalata? Sarà tipo un millefoglie. Ok. O al meglio, ci proviamo. Perfetto, quindi tagliare le arance sottili con un coltello pulito. E usi i fetti rossi? Vediamo. Ma dimmelo che ti voglio rubare una mora. Ah no, fai con comodo, fai pure. Con un tampone. Allora, tu i frutti rossi li usi subito? Sì, come faccio una marmellatina da mettere sotto al cappone e poi decoro tutto con frutti di bosco, quindi more, lamponi. Marmellatina hai usato che cosa? Che cosa hai usato? Zucchero, frutti e? E vino. E vino, e un okay. po' di vino. Il cappone lo stai scaldando? Sì, lo scaldo un po' e poi dopo lo metto in piatto con sotto la ma crema. Lo sfaldi poi? Sì, lo sfaldo un po', sì. Allora, sì. Consiglio. Siccome non lo mangiano. Ah, ok. Quindi tanto anche se è freddo, almeno usi meglio le mani senza bruciarti. Perfetto.
vi lascio lavorare. Vi vedo perplessi. Ma sai, è il cappone che lascia perplessi. Vedi che atteggiamento ha ora, perché prima gli hai dato ragione? Con Fiammetta ci troviamo spesso d'accordo la sera davanti al caminetto a parlare di tante cose. Sorseggiando un blend. Ma se tu non ci fossi, veramente. Ti sarebbe inventato. Parliamo di sto cappone, Fiammetta. Dai. Che mi dici? No, no, parliamo il cappone, di idee di presentazione. Che siano di cappone, pollo, comunque le carni bianche cotte, che viste lì, sinceramente, sono un po' tristi dal punto di vista visivo, ripeto, perché quando vedo un bel bollito che sale, certo. Tristezza c'è ben poco. Per di più, il insalate. Cappone avanza sempre. Come mai? Lo fa un po' di cappone? Meglio di no. No, sì. Avanza, perché si avanza. Fa in grandi quantità in alcune occasioni, per lo più, no? Natale. Se no, non, sì. Non lo fai erroneamente, perché alla fine è una carne. Sai come piace? Come, io sono un po' schifoso in alcuni casi. Nel senso, quando mia mamma lo fa, che torna a casa per le festività, lo fa, e che poi lo lasci nel suo brodo caldo sì. Fino al raffreddamento, che sì. Si disfa ancora di più, io lo prendo direttamente dalla pentola, ancora col brodo, che si sfalda, e me lo mangio proprio così. E ma poi, anche a merenda, tipo. Se lo fai raffreddare, fa una gelatina naturale, sì. Che è buonissima, sì, è naturale, e con due cetriolini o due sottaceti è una cosa super. Se poi vuoi tradizione. Anche una puntina di senape, quella all'antica. All'ancienne, quella con i granellini dentro. Sì. Moutarde all'ancienne. Moutarde all'ancienne. Certo. Questa te la spalmi sul tuo pan brioche davanti al blend e il kit sigaro davanti al camino o no? Mentre suoni il pianoforte? Beh sì, spesso. Non continuo. Te c'è passami ancora tornata. Un po' di moutarde, si vuol dire. Pronta. Chiara Masci. Beh, il cappone è un blog, perché non l'ha mai visto. No, il cappone il blog non l'ha mai visto. Punto. Però, perché è molto tradizione natalizia, però per svecchiarlo un po' pensavo a insalate, che mi stavi anticipando tu prima, quindi insalate magari con frutta anche da presentare, perché gli dà anche un tocco di colore, oppure a classiche polpettine, cioè cose per rivivitarlo. Ah, rifritto, anche già, ricotto. Sì, rifritto, ricotto, anche per... Siccome si asciuga un po', infatti. A me piace proprio sfibrato così, un cuore di lattuga, così diamo una ricettina, un cuore di lattuga, un cuore di sedano, del finocchio, e anche una salsina fatta con un goccio di maionese o di yogurt, da che gli dà un po' su. Di... Anche sì. Uno sformato. Uno sformatino. Ragazzi, visto col cappone? Alla fine. Poi col brodo ci fate il risotto. Allora, a 2 minuti e mezzo circa dalla fine della prova, i nostri concorrenti li vedo molto ben messi, soprattutto Veronica che sta già finendo il piatto. Ah no, anche Gabriele, non vedevo dietro, ha fatto una decorazione molto carina a elica. Sembra... DNA. Sai? Elica proprio, ma molto carina, molto precisa. Non ho capito adesso come intervalli quelle, cioè tu l'hai condito con che cosa? Con balsamico? Allora, con aceto balsamico, adesso sì, farò una spruzzatina di arancia sopra, giusto per dare un minimo di profumo. Sono in agrodolce, quindi ho già messo lo zucchero in cottura, zucchero di canna. Allora, qua abbiamo fatto ananas sotto, insalatina sì. Sopra, con tutte tutti con i frutti tutte proprio, sì. E questa sorta di, più che una confettura, è una riduzione di frutti rossi e vino. Sì. Questa avanza. Vedo che mi piace freddo. Ci siamo? Sì. Se siete pronti, consegnate. Sì. Riccardo vi guarda perplesso, Chiara idem, perché vedono frutta... abbinata, ma qua ripeto agli amici a casa che si chiedeva di elaborare visivamente un cappone bollito e renderlo il più bello possibile. Sono diventati seri, anche perché ci sono pochi punti che li dividono. Un kit di qualche fiamme da portarsi a casa e 3 minuti circa di pubblicità. A tra poco. Amici dei fornelli, amici di Qualche Fiamme e della cucina, bentornati in studio. 27 a 24 per Veronica su Gabriele. Bravi, hanno cucinato bene, sono stati precisi, puntuali e soprattutto mi hanno stupito con l'ultima prova. Gli abbiamo chiesto di elaborare visivamente per la prova di presentazione un cappone bollito, che non è tanto bello. È stupendo.
davvero un bellissimo piatto. Questi sembrano quasi dei burger, neanche di cappone, sembrano di funghi da vederlo, anche perché è ovviamente un pochino più scuro come colore. Bellissima idea, originale da presentare, molto bella da vedere. Apprezzo il fatto che abbia passato del tempo proprio a pulire il piatto e a curarlo nel dettaglio. Colori anche molto belli. Dico Madre Natura ha dato un colore a quell'arancia pazzesco. Sì, devo dire che l'ha aiutata senz'altro. Però ovviamente io apprezzo, come ha detto Chiara Maci, il nitore, come direbbe Fiammetta Fadda, la mia collega. Fiammetta Fadda, dopo... pubblicità è andato su, la tastiera sotto, è andato su. Soprattutto questi due hamburger che sembrano quasi di corteccia, sembrano delle cortecce. Lei di funghi, lui di corteccia. Hamburger, comunque dei terreni. Cioè uno proprio se ne frega che questo è cappone, non lo chiede, buono, bello, lo mangio. Questo è il plateau della presentazione. Va bene, siamo denunciati? Brava Veronica. Grazie, brava. Grazie. Grazie. Brava Veronica, grazie. Io trovo che questa presentazione è un po' spaesante. Ecco. Bene. Perché è molto bello, ma non capisco. Non capisco, se non lo so, di che cosa si tratta. Se trovo questa cosa qui, mi viene servita, dico, ma che cosa sarà mai? Perché è vero, può essere una cosa vegetale, possono essere funghi, ma mi riesce difficile immaginare. Quindi lo trovo un piatto a punto interrogativo, spaesante, se vuoi sorprendente. Esatto. Allora, Gabriele invece... è andato su un'elaborazione con i frutti rossi e quindi frutta acida, usando anche l'ananas, facendo una sorta di riduzione di frutti rossi appunto e vino rosso. Anche qui siamo su, secondo me, un altissimo livello di presentazione, nel senso che nulla è casuale, cioè tutto disposto secondo un ordine, anche semplicemente i due... I due mirtilli qui, la stessa separazione, la stessa distanza tra un ananas e l'altro, è bellissimo e tutte queste erbe aromatiche danno ancora un tocco di colore in più. Mi piace molto e secondo me anche l'abbinamento comunque cappone con la frutta sta bene anche a livello gustativo, quindi bravissimo. E poi ci hanno fatto due cose, come dico sempre, abbastanza semplici, esatto, a livello, si può avere il tempo di coccolare il piatto. Esatto, sono d'accordo con te. È così, è molto bello, chi se ne frega quello che è, questo piatto di presentazione è bellissimo, basta, va fatto così, simplex, fatto bene, pulito. Secondo te questo lampone qui non è di troppo? Questo lampone potrebbe essere di troppo, dici tu? Io lo toglierei. Mettilo qua, metto un angelo. Ah, vabbè, capito. Simmetrico, ecco, volevo dire. No. Fiammetta non sa cosa. No, è molto carino e concordo col fatto che sta benissimo la frutta con il cappone, comunque con la carne bianca. Io avrei messo un po' meno di queste erbette così, che disturbano secondo me la composizione, però è un piatto molto piacevole da vedere e bisogna dire che è di grande presentazione. Lo votiamo, Simone? Votate prima Veronica. Il burger di cappone al balsamico con insalata di arancia rossa. Per poi passare all'elaborazione di frutta e cappone di Gabriele. Aveva un titolo, Gabriele? No, non aveva un titolo tuo. Cappone di montagna. Cappone di montagna. Allora... ancora pareggio, alto, 14 pari, quindi 41 a 38, bravissimo, punteggi alti. Devo baciarla la vincitrice, mi sembra onesto. Ti porti a casa un kit di cuochi e fiamme grande così, con tutti i mestolini, gli attrezzini, i coppini, i mestolini, le pentoline. Venite con noi perché in più a questi splendidi frutti rossi che io adesso mi sparo, vi faccio conoscere chi vi ha giudicato. Io vi dico, io mi mangio le more, domani sera saranno arance, pere o mandorle, ma siamo sempre qui a Cuochi in Fiamme, 18:40, la 7 di come Domodosso. Grazie, complimenti, buonanotte. Sono bravo, ci mancherebbe. Guarda, bello pure che... Brava, grazie. Guarda, quando me l'hai visto. No, fanno male. Questa è sì, la mora. Mangia. Va bene, va bene.